Ciao a tutti, buongiorno, buona bentornata. Io sono molto contenta di aver potuto assistere alla performance di Dudu con te. Dudu ha un percorso molto, molto ricco, un percorso di lunga durata che ci aiuterà, insomma, ad affrontare discorsi diversi che abbiamo già toccato in questi giorni. Tutu non è solo musicista, non è solo performer, non è solo. Can you hear the translation? No. Okay, there are some issues. So I will start again in English until something changes. So I was saying I'm very. Okay, this funziona. Okay. Dunque, appunto, Dudu ha un percorso sfaccettato, lungo e complesso. Non solo come musicista, non solo come musicista individuale, non solo all'interno di ensemble, ma anche come performer, anche come guida museale, quindi come mediatore museale. E quindi, insomma, la sua esperienza ci aiuterà a toccare molti punti che abbiamo attraversato. Dalla dimensione intergenerazionale di trasmissione del sapere, alla dimensione artistica di cui abbiamo già avuto un assaggio, e a quella pedagogica che insomma sta anche al centro di molti dei discorsi che stiamo affrontando in questi giorni. Io sono molto contenta, ancora un po' emozionata della performance, che c'ha anche commosse, ma sappiamo che noi ci commuoviamo molto. E, per cui inizierei chiedendoti di raccontarci un po' del tuo percorso, di come, da quanto tempo ti sei affacciato al mondo dell'arte, della cultura in Italia, e insomma, condividere con noi un po' di questo. Grazie, innanzitutto, come ha detto lei, la mia passione per la musica è iniziata molto tempo fa, quando ero piccolo, perché sono nato all'interno di una famiglia che si occupava di arte, di musica, di intrattenimento e di tante cose, perché il griot come figura nelle società dell'Africa occidentale nasce. Ah, così. La figura del griot all'interno della società dell'Africa occidentale è molto importante, è una figura molto complessa. Che già dal 400 i portoghesi che sono arrivati nelle coste africane hanno visto questa figura a fianco a monarchi che erano lì all'epoca e hanno dato una traduzione, hanno interpretato il ruolo e hanno già dato il loro punto di vista. Perché la parola griot nasce da una parola che era il criado, criado, che era servitore, perché loro hanno percepito il grillo a fianco al re come il suo servitore. Il grillo non è servitore del re, il grillo è il complice del re, il grillo è il confidente del re, è il suo consigliere anche. E all'interno della società è il paciere, è il mediatore. È la biblioteca vivente, colui che custodisce il sapere di tutta la comunità. Perché questa figura nasce dopo la battaglia di Kurukan Fuga nel 1236, periodo corrispondente al Medioevo qua.
dopo che il re Sujataketa dell'impero del Mandingo aveva destituito il re tiranno, come si chiamava, il Sumauru Kante, era inorridito dalla violenza che c'era per prendere il potere e ha chiamato tutti i capi, chiamato tutti gli abitanti dell'impero e hanno stilato una carta che si chiama la carta di Kulu Kanfuga, che si trova su internet, cercate la carta di Kulu Kanfuga, in francese la charte de Kulu Kanfuga, scritta nel 1236, in cui c'erano 44 articoli per organizzare la società. Nel 1236 la prima carta che può assomigliare a una costituzione è stata scritta in Africa, che erano 44 articoli. E qualcuno mi chiederà: come i francesi hanno scritto la Carta dei diritti umani dopo 500 anni di questo? E questo documento, la Carta di Kulu Kanfuga, non è sempre stata negata fino adesso, persino dai paesi africani che non hanno riconosciuto questi 44 articoli. Ma nella cultura nostra questi 44 articoli recano la società, le regole, il rispetto, la società, la famiglia, le proprietà, erano tutte all'interno di questo, per rendere la società più vivibile e in pace, e ognuna aveva il suo ruolo. Per cui questa parola criado ha seguito delle trasformazioni col tempo, fino ad arrivare alla parola crio. Ma io, venendo in Italia, ho saltato un... Per cui all'interno della mia famiglia la musica tu la ricevi, non è che stai lì a dire ok, voglio imparare, no, impari, ti cade addosso, nel senso che i primi passi ti appoggi sugli strumenti per camminare, per cui ce l'hai lì tutti i giorni, li vedi, suonano zighisi, che cantano, che ballano, che raccontano storie, che... Tutte queste sono le cose che fanno il grio. E la trasmissione del sapere, la trasmissione delle tradizioni avviene da padre a figlio. Per cui tu nasci e assorbi queste conoscenze senza fare sforzi, giorno per giorno ci cresci, dopo trovi la tua strada, trovi lo strumento che più ti parla, perché la musica è anche questo, facciamo quello che, usiamo strumenti che ci parlano, trattiamo i temi che ci fanno riflettere, che ci aiutano anche a andare in comunicazione con gli altri, perché è tutto basato sulla comunicazione visiva, sonora, anche gestuale, per cui è un insieme di tutto questo. Io poi sono venuto in Italia, con il mio scrigno, come facciamo tutti quando andiamo da qualche parte, ovunque siamo, in qualsiasi situazione, abbiamo il nostro bagaglio che è lì. Nel caso del bisogno, quando ci troviamo di fronte a qualche difficoltà, andiamo a pescare uno strumento, un elemento che ci aiuta ad affrontare questa problematica. E quindi la musica è stata il mio piano B, che mi ha salvato, perché erano momenti, periodi difficili, i primi anni in Italia non avevo permesso di soggiorno, mi sono ritrovato nel sud a Messina e mi ha toccato fare un lavoro che non avevo minimamente pensato di fare, che era venditore ambulante, perché sono arrivato, la gente che ho trovato lì faceva il venditore ambulante. Non riuscivo a capacitarmi a fare questo lavoro che non sapevo fare.
Dopo un po', dopo 2 settimane, mi sono lasciato andare, nel senso ho pensato, non sono migliore di queste persone che stanno facendo questo lavoro. Chi sono io per dire che non devo fare questo lavoro? Ho rimboccato le maniche e l'ho fatto. Questo lavoro mi ha permesso di rimanere in contatto con le persone, perché amo comunicare, volevo comunicare con le persone, imparare la lingua per poter parlare con la gente. E questo mi ha aperto la porta di incontrare dei musicisti che mi hanno subito inserito nella formazione e ho cominciato a girare. È stata una fortuna perché non è immediato che uno arriva in un posto nuovo e subito trova ad inserirsi all'interno di un ambito che è suo. E qui è stata una fortuna vedere da subito i palchi, vedere gruppi, suonare dei gruppi, perché prima lo facevo in Senegal, ero già musicista in Senegal, suonavo, avevo una piccola formazione, però venendo qua non mi aspettavo di trovare subito. Quindi è stato questo che mi ha un po' aiutato a velocizzare i tempi. Nel giro di 1 anno e mezzo sapevo già che volevo stare lì. Poi, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, mi sono spostato verso Bergamo, dove risiedo tuttora ancora e dove ho potuto davvero coltivare questa mia passione al punto di farla diventare il mio lavoro. E questo sono molto grato del pubblico. In generale, perché il pubblico che ti ascolta è quel pubblico che ti incoraggia, è quel pubblico che ti dà la forza di andare avanti, perché la comunicazione tra chi sta sul palco e chi si mette in gioco e chi sta ad ascoltare è una comunicazione molto dinamica, perché anche solo con lo sguardo il performer o l'artista o musicista percepisce dagli sguardi qual è lo stato d'animo delle persone, se stai facendo bene, se non stai facendo bene, perché questa comunicazione è a doppio senso. Io che sono sul palco trasmetto, voi del pubblico mi rimandate la cosa e io ve lo rimando e voi me lo rimandate fino alla fine. E questa è la cosa bella, perché in tempo reale decidi, c'è la testa che segue questa trasformazione, questa dinamica dell'interazione, perché è questo di cui parliamo, di interazione. E il mio desiderio è di riuscire a trasportare fuori dal palco, per strada, tra la gente, in altre occasioni, questa dinamica di interagire, questa dinamica che sta nell'interazione, questo tipo di interazione quando si suona. E quindi questo ascolto ti dà la possibilità di sperimentare, di andare oltre alle righe, perché non aspetto che mi dicano, mi tracciano i confini perché me l'hanno già tracciati una volta, fisicamente. I miei confini li decido io. Decido io i miei confini. Sul mio tappeto, che è 2 metri quadrati, c'ho il mio mondo. Il mio mondo, l'Africa rappresentata lì attraverso i suoi strumenti, attraverso ogni pezzettino che viene da una parte dell'Africa, mi permette di avere. A volte sto lì a cercare, ma cerco una cosa perché mi serve quella cosa lì. Doveva essere a destra. L'ho spostato a sinistra, ecco perché lo cerco. Va bene, ci sta, fa parte del lavoro, fa parte del gioco. Aspetta un attimo, perché sennò.
intanto grazie per questo racconto. Ho avuto la grande fortuna di ascoltare Dudu in tante occasioni, è sempre un'opportunità di imparare, in qualche modo di collegarsi a una riflessione molto profonda che va al di là di, anche del modo di guardare il tempo. Infatti in questa prima performance il tempo diventa una questione completamente esploso. Però io volevo chiederti una cosa riguardo questa capacità di guardare gli strumenti anche pensati come in modo metaforica, perché lo so che tu lavori anche in tanti ambiti diversi fuori dal palco, di guardare lo strumento come pieno di possibilità, anche possibilità che magari non conosci, e di ascoltare o di cercare queste possibilità per integrarli all'interno di una certa costruzione o una certa narrazione. E magari se puoi parlare di questo, ora so che andrai più nello specifico, però penso che questa apertura anche verso strumenti che conosci ormai da tanto tempo è una cosa importantissima a livello di connettività sia con il pubblico, con il palco, con il suono. E in questo sì, volevo sentire un po' la tua riflessione. Beh, interessante, perché ho fatto musica fino al 2012, ma dal 2012 ho conosciuto la Fondazione ISMU, perché ho fatto tante formazioni come mediatore interculturale, e l'ultimo gradino che c'era da raggiungere era la mediazione museale, e si era aperto questo corso alla Fondazione ISMU di 2 anni di formazione per essere mediatore museale. Dopodiché l'Accademia di Brera ha creato questo progetto che si chiama Brera un'altra storia, nel quale ho selezionato insieme a altre 7 persone, tutte di diverse nazionalità, tra cui anche un'italiana, per diventare mediatore museale, per costruire un progetto sulle opere, perché educare al patrimonio in chiave interculturale. Ma questo lavoro è stato possibile grazie al metodo autobiografico, che all'inizio era un'esperienza nuova e mi ha messo in confusione generale, perché mi ha fatto muovere all'interno di me stesso delle cose che erano incastonate in qualche angolo del cervello, cose dimenticate, cose rimosse. Col metodo autobiografico sono saltati fuori, mi ha messo in uno stato confusionale. Dopo un mese ho riordinato le idee che mi erano venute e mi è uscito fuori un disco, il primo disco che ho fatto. E lì ho capito molte cose, mi ha aperto la mente, mi ha aperto gli orizzonti, perché avevo strumenti, ma si erano limitate solo per fare musica nell'ambito musicale. Invece, lavorando con le opere d'arte, riscrivendo delle narrazioni, delle opere d'arte, aggiungendo degli elementi culturali e autobiografici, mi ha aperto un mondo, mi ha aperto gli occhi. E questa cosa qua mi ha richiamato, un altro discorso, che è il discorso del Grio. Alla fine, la complessità del lavoro del mediatore museale mi rimanda al Grio nella società, perché il Grio è quelle cose che io avevo elencato prima. Ma il mediatore cosa fa? Il mediatore museale fa una rilettura, una reinterpretazione di una storia senza cambiarla, aggiungendo un elemento nuovo inaspettatamente. E la musica ha fatto parte di questi elementi che io ho aggiunto, oltre a fatti culturali miei, tradizionali, ad affiancare a un'opera di Gaudenzio Ferrari.
per esempio del 1540, che era comunque un periodo molto, molto indietro nella cultura italiana, riuscire a attaccarci una storia mia, questa è stata la cosa bella, e la musica è sempre stato di supporto, è sempre stato di supporto. Da questa esperienza museale ritorno alla mia musica e ho nuovi occhi per guardare, nuovi occhi per suonare, nuovi orecchi per ascoltare e nuove idee da proporre di nuovo, che mi rimanda alla famosa frase di Rimbaud che dice: la vera conquista non è conquistare terre nuove, ma di acquisire nuovi occhi per guardarli. E mi ha aiutato molto questa, perché abbatte tutte le barriere, tutti i limiti. Una cosa impossibile nella musica, nel combinare le cose, cerco sempre di andare oltre, di andare oltre al semplice strumento, non è soltanto fine a se stesso, per me ha delle capacità, ha delle altre possibilità, ma bisogna cercarli, bisogna cercarli intenzionalmente per trovarli. E lo trovo molto, molto, molto divertente, molto interessante e molto arricchente. E credo che andrò avanti su questa, perché ci sono tante cose nel futuro che sono da riscoprire. No, volevo aggiungere perché all'interno del museo, alla fine io vedo il museo come il luogo adatto per un dialogo interculturale, perché il patrimonio che noi, anche da stranieri, il patrimonio che vediamo qua, io non mi escludo da questo patrimonio, perché ho la mia idea, ho il mio sguardo sul patrimonio e la mia idea sul patrimonio, il rapporto che ho con il patrimonio materiale, anche il patrimonio immateriale è cambiato molto, ma tutto questo grazie al museo. Frequento molto le scuole con i bambini, lavoro su dei progetti interculturali, faccio delle ricerche sugli strumenti, come c'è un progetto che si chiama Geografia strumentale dell'Africa subsahariana, facendo una ricerca per cercare strumenti e le loro funzioni, studiarli in vari, la tecnologia, come sono fatti, i materiali utilizzati, dove sono suonati e perché si sono spostati, cioè andare a cercare gli strumenti. Ho trovato una storia dell'Africa, nessuno mi ha insegnato a scuola. Come diceva ieri la signora, hanno nascosto per tanto tempo delle verità, ma quelle verità è ora che vengono a galla, che vengono fuori, vengono conosciute, vengono condivise. E credo che la cultura africana ha bisogno di persone come noi, che attraverso l'arte riusciamo a comunicare, a condividere, a battere barriere, a battere luoghi comuni, a smontare alcune verità e far emergere altre. Adesso ci sono un sacco di cose che vorrei chiederti, per cui poi ricordatemi questa cosa, perché già sempre ho usato questo termine tempo esploso, su cui vorrei tornare anche rispetto ai discorsi che facevamo ieri. Però siccome stiamo parlando di museo, vorrei rimanere un attimo su questo tema. Ieri abbiamo fatto una visita guidata della vostra permanente e giustamente ci si ricordava che questo museo è stato pensato in un momento in cui
c'erano alcuni discorsi pressanti in Europa, a partire insomma dalle critiche al Kevran Lee, dove tu sei stato, e rispetto al quale hai avuto un'esperienza della quale ti chiederei di parlare, proprio perché insomma c'è molto da dire rispetto agli oggetti che sono nei musei, ma soprattutto agli oggetti che sono nei depositi dei musei e che fanno parte insomma di una storia che in qualche modo ci stava anche sottratta. Sì, sono stato 2 anni fa al Museo Kevran Lee, perché il Museo Kevran Lee, io ho sempre avuto la mia opinione su questo museo, perché sì, lo dico, lo nego, non posso essere contro un museo per il valore, per il ruolo del museo. Ma questo museo in questione è stato molto discusso per come l'ha creato, per come è stato assemblato e per quello che contiene. Praticamente sono strumenti estirpati dalle colonie francesi, tipo 150 anni fa o 200 anni fa, da persone. Io pensavo che hanno preso a caso gli strumenti così, perché non erano mai stati lì. Finché ci sono andato per fare un concerto lì, e una visita guidata fatta dal curatore del museo, che anche la sua competenza è stata molto discussa, perché diceva delle cose così a caso, pensavo, cioè penso che diceva, perché il 50% delle cose che diceva non ero d'accordo. Vabbè, quello passiamo. Dopo ci hanno portato, ero con un altro musicista, ci hanno portato nel deposito a livello sottoterra, e mi sono accorto della quantità di strumenti. Ma cosa, mi sono domandato, ma cosa se ne fanno di tutti questi strumenti? Cosa fanno tutti questi strumenti? Non li vendono, non li esporranno mai, perché non ci stanno nel museo. Bisogna fare 10 musei per contenere tutti questi strumenti. Ma questo 5 minuti ho pensato, ma tutto l'altro, il resto del tempo del mio pensiero era, io pensavo ai proprietari di questi strumenti, perché non erano strumenti nuovi, strumenti che erano strumenti usati, per cui l'hanno preso dalle persone che li suonavano. Cioè io ho pensato, per primo luogo, al di là del materiale, ma anche del danno emotivo che hanno fatto alle persone che li utilizzavano, perché lo strumento per noi, lo strumento musicale per noi ha un'altra importanza, perché il musicista è nella tradizione, il musicista della comunità, non è un businessman, non è come qua che ok, devi venire a fare il concerto, quanto vuoi, si contratta, no, il musicista è a disposizione della comunità. Ma togliere questo strumento vuol dire togliere lo strumento a tutta la comunità, non solo alla musicista. Figuriamoci, io che avevo fatto tutte queste ricerche per vedere gli strumenti, la tecnologia degli strumenti, questa tecnologia primitiva che io amo, perché se guardiamo dei lavori fatti tanto tempo fa, cioè un vero lavoro di anche visivamente, di geometria, di legame, di costruzione, ma con criterio, utilizzando materiali primitivi, e vedevo i segni dell'usura delle mani sugli strumenti. Io ho pensato ai proprietari, i
il mio pensiero, quando mi sono permesso, quando ho toccato gli strumenti per cercare qualche contatto, ma anche immaginario, con chi ce l'aveva e dove si trova lo strumento, il tipo si è permesso di dirmi: ah, scusa, non puoi toccare questi strumenti. E l'ho guardato e ho detto: chi ha detto che non posso toccare gli strumenti? Sono miei questi strumenti. Sono miei. Voi li avete presi 150 anni fa. Non vuol dire che siete i proprietari. Posso toccarlo. Non sto facendo niente del male. Questo mio toccare questo strumento non ha prezzo, perché ho avuto la fortuna io di essere lì in quel momento davanti a questo strumento. Tu non puoi vietarmi di toccare lo strumento, perché al Museo Kebrani periodicamente attivisti africani entrano lì dentro, prendono, staccano dai piedestali strumenti, cioè statue o oggetti, ma come gesto, perché non li porteranno mai fuori perché arrivano le guardie e tutto quanto. Fanno il gesto per dire: ok, questi sono nostri. Al di là di quello, mi viene voglia di raccontarvi per un altro episodio che è successo in Inghilterra, perché gli aborigeni australiani hanno avuto la stessa cosa, hanno avuto la restituzione degli artefatti da parte degli inglesi. Quando li hanno ricevuti, sono andati nel bel mezzo del deserto, hanno fatto un grandissimo buco e hanno seppellito tutti gli strumenti, tutti gli oggetti che gli appartenevano, così gli strumenti possono raggiungere gli antenati, perché erano loro i proprietari. È scioccante, perché sono oggetti di valore, vederlo nel sotterrati e poi eliminati, un po' è un dispiacere, però rispetto la volontà degli antenati, rispetto il gesto che hanno fatto, anche se è un po' doloroso, ma non giustifica che uno li deve tenere per sempre, perché non li appartengono, non li appartengono. C'è un po' questa dimensione, no? Cioè, questi oggetti vengono da storie diverse, ma vengono sempre decontestualizzati, cioè quello che erano prima non sono più, che siano oggetti, come capita, oggetti di uso comune che vengono esposti come se fossero delle opere d'arte, o oggetti di culto la cui storia viene raccontata in una maniera scorretta e che comunque avrebbero una natura esoterica, e quindi l'esposizione di fatto è un tradimento. Cioè, questi sono tutte forme di violenza epistemica che vengono messe in atto in questa trasmutazione di questi oggetti. A me interessa moltissimo questo discorso, perché è un discorso che anche in Italia si sta facendo, dopo che paesi come la Francia, ma anche la Germania e l'Inghilterra hanno avviato, a volte un po' timide, manovre di restituzione, che hanno un valore ovviamente simbolico, proprio perché la restituzione, no, molto spesso si fanno discorsi come ma poi non hanno gli strumenti per conservarli, come se la conservazione non fosse già di per sé un concetto eurocentrico, come se quelle cose dovessero essere conservate. Invece a me scalda il cuore che qualcuno faccia una commemorazione funebre per gli antenati e per gli strumenti e trovi un modo per riconnetterli. Mi sembra una forma di riparazione, cioè proprio del rapporto con,
con quella storia, e le forme di riparazione non hanno nel senso una direzione, no? Hanno a che fare con la ridistribuzione del potere. Questo potere non può essere ridistribuito se viene nascosto, no? Da cui il tema dei depositi, che infatti qui al MUDEC il deposito è aperto alle possibilità di visita. C'è un, non mi ricordo l'autore, c'è un documentario che si intitola You Hide Me, Mi Nascondi, che parla insomma del British Museum e di tutto quello che sta sotto, nascosto, no, nel British Museum, perché molto spesso si tratta di un iceberg, cioè noi vediamo la punta, no? Che la punta a volte si può anche un pochino polish, cioè si può pulire, e sotto, no, tutta questa montagna di oggetti che porta a questa incredibile storia di violenza. Per cui questi discorsi sono molto urgenti, soprattutto all'interno di uno spazio come questo, di musei etnografici. Per cui ti ringrazio. No, volevo chiederti, di fronte anche a questo, conoscendo varie situazioni, istituzioni, come succede molto spesso, dove di fronte a oggetti, anche come hai detto te, non ci sono presenti all'interno le conoscenze di fronte agli oggetti. Quindi non è solo cosa si fa con tutti questi strumenti, ma anche in assenza delle conoscenze cosa si fa, perché se la narrazione è quello di fornire una mediazione, no, con un pubblico su determinati oggetti, le conoscenze devono stare all'interno, e quindi in assenza di queste conoscenze cosa si può fare? E io lo chiedo perché penso che è una delle cose più comunque una divisione immenso fra il ruolo che si dice di avere e poi effettivamente quello che si riesce a fare, anche perché l'investimento non è in trovare quelle conoscenze, non è, cioè te sei entrato e c'hai delle conoscenze di quegli strumenti che non erano presenti in tutto il museo. E poi di fronte a questo, la capacità del suono nel dare qualche cosa di questa narrazione, del collegamento anche al presente, che va al di là delle forme di narrazione che sono spesso prescritte per gli spazi museali. Gli strumenti, anche oggetti, ogni oggetto all'interno di che è stato scelto e messo sul piedestallo, qua è un modo per farlo vedere. Ma nelle nostre società tradizionali, questi oggetti non sono oggetti da museo, non sono oggetti da mostra, sono oggetti di culto. Hanno dei ruoli e delle funzioni particolari che fa sì che non possiamo neanche dormire in una stanza con le maschere, non possiamo dormire in una stanza con i tamburi e con tutti oggetti di culto, oggetti totemici, hanno la loro energia. Quando eravamo piccoli, in famiglia di casa di Grillo c'è sempre la stanza dei tamburi, dove mettono i tamburi. E noi eravamo convinti che la sera gli spiriti suonassero i tamburi. Perché qualcuno, no, probabilmente ce l'ha messo in testa, e noi abbiamo potuto vedere che
Alla sera, quando cambia la temperatura, perché di giorno fa molto caldo e le pelli dei tamburi si tirano, ma alla sera fa più fresco e si abbassano, si allentano. Ma in quella fase lì i tamburi fanno dei rumori, fanno dei suoni, emettono dei suoni. Quando si sente, ma ogni tamburo è unico e irripetibile perché ha il suo suono. Ogni strumento tradizionale fatto non ha stampino, perché non so quanto è stampino. Perché immaginate una stanza con 40 tamburi, 30 tamburi, e ogni tamburo reagisce a quel cambio climatico. Per cui in tempi non concordi, ognuno reagisce a seconda di come è fatto e del suono che ha, del volume che ha. Per cui senti tu. Spiriti suonano la sera, erano convinti, ma è dopo che ci arrivi a questa cosa qua, a dire, ci fa piacere anche pensare a questo, perché è bello anche avere questo, crescere con questo pensiero che i tamburi, i spiriti suonano i tamburi alla sera quando noi non li sogniamo. E quindi questi oggetti quando arrivano vengono messi sul piedistallo. Ho scritto un racconto di una maschera che si racconta. La maschera che fa il viaggio, la traversata, arriva, descrivo tutto questo viaggio, arriva in Europa, accolta in un museo, messo su un piedistallo. Ma la maschera, la sua funzione è di muoversi, di ballare al ritmo di tamburi, di danzare, di muoversi tra la gente, tra la folla. E questa maschera si ritrova un giorno su un piedistallo, con la gente che gli ruota intorno. Lo scruta, lo commenta, lo giudica e lo condanna, perché ci sono tante maschere che hanno degli aspetti inquietanti, che fanno paura, che fanno maschere più gioiose, a seconda della funzione la maschera viene costruita. Ma questa maschera un giorno non ce la fa più, perché non ha più la sua ragione di essere, perché si sentiva inutile appeso al muro o messo sul piedistallo, e decide di suicidarsi e si spacca in due. È una storia triste di questa maschera, però io avevo esigenza di scrivere questa cosa qua, perché mi sono messo nei panni di questa maschera. Perché a volte ci troviamo anche in questa situazione, in un luogo che può risultare ostile o che può risultare poco accogliente o anche il contrario. Alcune persone si sono ritrovate in questa situazione. Io stesso mi sono ritrovato in questa situazione e penso che anche altre persone si saranno ritrovate in questa situazione, però senza arrivare a questa tragica fine. Ho voluto esagerare per comunque condividere questo, far fermarsi a questo pensiero, a questa idea di questa espropriazione, sempre nel quadro dell'espropriazione di questo oggetto. Però il museo, se fa bene il suo ruolo, può far parlare di più, può far parlare anche questi oggetti, può valorizzarli, può creare dei progetti che vanno a mettere in luce, che loro stessi diventano protagonisti di questa storia, della loro storia. Sì, penso che però in quel caso forse la storia al centro è anche come quegli oggetti si sono ritrovati nel museo e cosa dicono di museo.
Quando abbiamo pensato di invitarti, l'abbiamo fatto anche perché la tua figura era particolarmente significativa in un'ottica intergenerazionale, ma anche proprio perché la Black Arts Movement, School Modality, ha questa natura, questo impegno di dialogo tra artiste e artiste di generazioni diverse. Noi abbiamo pensato che tu potessi portare, insomma, oltre alla tua arte anche questa esperienza, questa lunga esperienza in cui tu ti poni anche come mediatore anche in termini di generazioni tra la cosiddetta prima e la cosiddetta seconda, giusto per capirci, e un po', insomma, le radici e quello che deve venire, no? E hai questa funzione anche rispetto agli artisti, le artiste afrodiscendenti e non solo più giovani. Però parlando con te ieri, anche ascoltando Justin oggi, mi piace di più quest'idea che in qualche modo il tempo, cioè ci sia un'esplosione del tempo, no? Noi con il colonialismo abbiamo imparato a pensare il tempo in modo lineare, no? Come una stanzione in cui c'è passato, presente, futuro, ma in qualche modo nella tua filosofia, che si vede perfettamente nella tua arte e che abbiamo visto nella performance di prima, c'è un'esplosione, no? Di passato, presente, futuro, che secondo me si esplicita perfettamente in questo cerchio, che è un'immagine, insomma, molto presente, che è un'immagine assolutamente generativa, quella del cerchio, e che ci aiuta a superare questa idea di linea, che è una linea coloniale. E quindi ieri dicevi, insomma, mia nonna nell'Ottocento, io nel 2000, e questa cosa che io posso portare i miei antenati avanti, esattamente come di fatto i miei antenati, avendo avuto me, sono stati proiettati nel futuro e nel mentre c'è questo presente in cui sempre tutto collassa e si rimpasta. Quindi, insomma, mi piacerebbe che ci spiegassi un po', ci parlassi di questo, anche perché questo tema del ritorno degli antenati è forse una delle cose che più accomuna l'esperienza della diaspora globale. Sì, è vero, perché noi pensiamo innanzitutto, ed è molto presente nel modo di pensare, nella nostra vita, la presenza degli antenati, perché la nostra cultura è basata sulla vita visibile, sul mondo visibile e anche il mondo invisibile. Lo spirito degli antenati che non ci lasciano mai, in ogni famiglia quasi c'è un angolo della famiglia dedicata a dove c'è il totem della famiglia, perché i cognomi delle famiglie è legato, ogni cognome è collegato a un animale, che è l'animale totemico. Vediamo i cognomi agli animali. Cioè, l'animale totemico della mia famiglia è la lucertola. E c'è chi ha leone, c'è chi ha serpente, ma come simbolo. Però questa realtà è molto, molto, molto presente, molto radicata. Non possiamo trascurare, perché lo spirito degli antenati nella credenza, nelle credenze popolari, è una figura che ci può proteggere quando si prendiamo cura di loro, e ci possono anche distruggere quando li trascuriamo o quando ci attacchiamo a loro. Per cui c'è da stare molto attento. Poi, se uno ci crede, c'è un effetto. Se uno non ci crede, può non vedere niente o ci saranno conseguenze. Chi lo sa? Meglio non rischiare. E noi non, e non rischiamo. Cerchiamo di trattarli bene. Quindi
presenza, a noi non ci fa paura il disumano, per esempio, vedere una persona che sparisce o una persona che fa comunque una roba che gli umani normalmente non fanno, li mettiamo sempre lì. Perché? Perché, come dicevi tu, siamo un collegamento con il passato e anche il futuro, e questo ci dà la conferma, ci danno la conferma i Dogon, il popolo Dogon del Mali, che ha delle conoscenze, ma veramente millenari di astrologia. Non sono gli unici, perché i solo astriani avevano queste conoscenze. 2000 anni fa, quando hanno seguito la stella che li ha portati fino a Gerusalemme per andare a scovare il Cristo, avevano delle conoscenze, era basato su delle cose, per cui loro erano esperti di astrologia e nell'interpretazione dei sogni, come gli erano gli Aztechi in Sud America, che avevano delle conoscenze. Potevano, come hanno fatto a fare questo disegno dell'aquila che dall'alto si ci vede, non avevo nessun mezzo. I Dogon hanno scoperto il pianeta Sirio, ma mille anni fa, la scienza li ha scoperti di recente, non molto tempo fa. E come facciamo ancora a ignorare questa popolazione, queste conoscenze? Sono rimasti ancora primitivi, sono rimasti ancora lì dove sono, nel loro villaggio, tra le montagne. E in uno spettacolo, in un video precedente che avevo fatto, ho raccontato questa storia dei Dogon, abbinandoli a una figura fantascientifica. Perché sappiamo che ci sono delle incisioni rupestre in caverne che raffiguravano delle persone con gli elementi, degli extraterrestri. Quanto sappiamo delle società scomparse? Sappiamo ben poco. Ci sono tante cose che non sappiamo, perché sono civiltà scomparse di cui non c'è nessuna traccia. E questa limita la nostra conoscenza, ci limita quando noi diciamo che diamo un nome solo a cose che vediamo. Quelle che non vediamo non esiste. E noi non ne pensiamo così. E questo collegamento lo faccio molto, molto volentieri, perché quando parlo della tecnologia primitiva, di come facevano gli strumenti, che sono tecniche che utilizziamo ancora oggi, dopo secoli e secoli, i tamburi come erano legati, adesso cambia il materiale più resistente, materiale più tecnologico, ma utilizziamo questa stessa tecnologia che non è mai superata, anche se ha secoli di vita, ancora non abbiamo trovato un modo migliore o più efficace per cui manteniamo questo. Per cui noi adesso, nel presente, usiamo le cose, le tecnologie del passato. E c'è una tecnologia che noi non sappiamo che davanti a noi, o delle cose saranno da scoprire, che noi non conosciamo ancora. E quando le scopriamo, ci rendiamo conto che sono cose che erano già fatte 500 anni fa, per cui alla fine viviamo sia il passato, che è molto importante per noi perché siamo il proseguimento, ma noi stessi ci proiettiamo nel futuro, facciamo progetti, pensiamo al futuro, cosa vogliamo fare fra 5 anni, fra 10 anni, fra 50, fra 100 anni, c'è chi sa già cosa vuol fare, dove vuole arrivare. Ed è questo collegamento, per quello che avevo preso l'esempio di una persona oggi,
nel 2023, che ha avuto un nonno o un genitore che è nato nel secolo scorso, per cui i suoi racconti che ci ha tramandato sono racconti di un secolo fa, o di 150 anni fa, o di 200 anni fa. Noi abbiamo il nostro bagaglio di oggi e le conoscenze del passato, ma ai nostri figli raccontiamo la nostra storia, gli raccontiamo anche la storia dei nostri antenati, dei nostri genitori, che sono racconti molto addietro, ma i nostri figli porteranno nel futuro, quando noi non ci saremo più, quando non ci sono più i nostri antenati, porteranno avanti con il tempo che troveranno, fra 50, fra 100 anni, con tutto questo bagaglio che si trascina. Per cui il futuro e il passato in qualche modo, secondo me, sono collegati. C'è un filo che unisce, non possiamo separarli. Ed è un racconto continuo, un racconto endless. È un processo continuo che va avanti nel tempo. Grazie. In questo processo continuo mi viene in mente anche un fatto che magari nel contesto del suono persone che magari non ti conoscono, non sanno tutte queste cose che fai anche a livello proprio musicale. E quindi da una parte io ti ho visto fare performance un mese fa con Dave Burrell, con un ascolto profondo, un'apertura incredibile insieme a lui. So che fai performance anche con, fai parte del Chicago Art Ensemble. E questi sono ambiti, a parte che sono ambiti intergenerazionali molto spesso, no? C'è sempre una presenza di qualcuno lì molto giovane e c'è sempre altre figure più grandi. E sto pensando anche alla collaborazione che porti avanti da un po' di tempo ora con More Mother, che anche quello è un rapporto che preserve questa forma di apertura. È una cosa che mi ha colpito molto anche vedendo alcune dei tuoi performance, e il modo in cui la conversazione che c'è a livello sonoro fra musicisti è in parte un ascolto e poi in parte un dare un gesto per far capire che stai ascoltando, e poi allo stesso tempo rispondere e quindi spingere. E questo dialogo, magari potresti parlare di questo anche in tutte queste situazioni in cui ti trovi intergenerazionale sulla musica. Sì, è interessante, hai toccato una cosa perché l'ascolto della musica, io ho smesso di credere che, per quanto mi riguarda, basta attraverso l'ausilio dell'udito. Quando sono sul mio tappeto faccio tutt'altro che volare, tranne volare. No, scherzo. Allora, mi concentro, sono preso, sono impegnato agli strumenti e non guardo, non perché non voglio guardare, ma ascolto, ma quell'ascolto non con le orecchie, ma mi arriva sotto forma di vibrazione, mi arriva sotto forma di input e di ascolto generale. Perché ho scelto di sedermi per terra per essere al centro della vibrazione o delle vibrazioni, perché sedendomi per terra su un cuscino ricevo dal codice, lì mi sale sulla
nella colonna vertebrale le vibrazioni, perché i palpi sono lì, quando c'è lo senti. Questo mi dà un appoggio molto solido, mi dà un appoggio molto solido di partenza. E il fatto di sempre l'idea del futuro, del passato, del presente, io ho scelto di suonare solo strumenti tradizionali, ma presi da diverse parti dell'Africa, perché sono strumenti da Senegal, dal Mali, del Burkina Faso, del Ghana, della Nigeria, ma anche fuori dall'Africa, utilizzo dal Madagascar. E quindi tutto questo panafricanismo strumentale è lì presente. Ma questi strumenti primitivi, che hanno questa tecnologia primitiva, per collegarmi al futuro non voglio fare la musica elettronica, perché questo è il futuro della musica, la musica elettronica, digitale, tutte queste 150.000 pedali, schiacciato a tutto il tempo, è faticoso anche. Però ho cercato un modo di portare il suono di questi strumenti primitivi ad un altro livello. E ho scelto di usare i microfoni a contatto, che mi aiutano a captare le vibrazioni di ogni strumento e di poterli trasformare con gli aggeggi che la tecnologia mette a disposizione, per cercare di spingere il suono mio, tradizionale, primitivo, in un altro livello. E è una ricerca che sto portando avanti, non è ancora finito il lavoro, perché la ricerca è sempre viva, è continua, per cui sono in corso d'opera per questa fase di andare a esplorare altri ambiti del suono, altre dimensioni. Avete domande pressanti per Dudu? Perché Dudu rimarrà con noi anche a pranzo, anche nel pomeriggio e anche domani, per supportare Mistura. E quindi se possiamo anche avere uno scambio fuori, più informale, ci aiuta con le tempistiche. Vi ricordo che adesso andremo a pranzo. Per i relatori e le relatrici ci sarà la possibilità di pranzare qua al bistrò alle 2:20, dalle 2:20 alle 3:20 faremo una visita guidata del deposito del MUDEC, che mi sembra insomma molto interessante. Il caso ho voluto che fosse spostata oggi e quindi insomma ci divertiremo nel deposito. E vi ricordo che alle 5:30 di oggi c'è una visita guidata alla mostra di Muoli, per cui sarebbe importante che lasciassimo un attimo i nominativi di chi vuole essere presente, così da comunicarlo tempestivamente alla nostra guida. E vi ricordo anche che durante le pause o anche durante i vostri momenti di passeggiata, in biblioteca, che è là a fianco al, diciamo genericamente, negozio, alla biglietteria, tra la biglietteria e il negozio, ci sono tutti i materiali che Teo Imani ha selezionato per noi, per poter continuare questo dialogo transatlantico. E intanto con pranzo, grazie ancora a tutti.